Buongiorno! Benvenuti in questo nuovo video, oggi è il 16? Oggi è 16, ma? Sì. Oggi è il 16 dicembre 2023, siamo a Gran Canaria e questo è l'outfit di oggi. Dopo metto l'infradito, costumino, magliettino, cappello, occhiali da sole e stiamo uscendo, credo che andiamo a qualche spiaggia, adesso vediamo dove, prima facciamo colazione e niente, benvenuti in questo nuovo video, ditemi cosa state facendo e nulla, usciamo, che è tardino, sono le 10:07. 10:07, vamos. Questo è il tempo di oggi, mi piace, siamo al nord, quindi speriamo che al sud sia anche meglio, comunque sembra non esserci neanche una nuvola. Il clima è abbastanza caldo, c'è un po' di vento, però si sta bene. Aglio, si sta molto bene. E questi sono posti invalidi, lo riconoscete dal segno lì, però le strisce è gialla. E poi trovate Perché non sempre gialla? scuola bianca. E poi lì trovate cosa con la concessione. Però, capito, sembra un posto bianco, e invece no. Colazione qui, come sempre. Non siamo ad esempio nelle colazioni nei pasti, comunque abbiamo preso due cornetti semplici e un Pan è un pan di cioccolà. Suso con la crema e un pane di cioccolà, poi un hamburger perché sono buoni, lo mangiamo più tardi, e poi due Napoletano. napoletane, prosciutto cotto e formaggio e acqua. Prendere come esempio per il cibo, però ci sta. Ragazzi, siamo arrivati ad Arghineghin. Questa è tutta, no, non è vero, stiamo andando alla spiaggia. Questo mi diceva Marco che è un paesino di pescatori ed è rimasto così, nel senso ci sono tutti pescatori, infatti lì ci sono tutte barche, appena poi entrate, diciamo che prendete l'uscita per Arghineghin, cioè ci sono tipo due barche come simbolo. Carino. E poi mi è piaciuto questo Paseo Azù. Siamo arrivati a Puerto Rico. Puerto Rico. Allora, questa qui è la spiaggetta. L'acqua non è stupendissima, nel senso che è pulita, assolutamente, ma non è limpida come quella di ieri. E c'è anche un pochino di vento, come sentite, quindi adesso facciamo una passeggiata qui e poi penso che andiamo a fare il bagno a quella di ieri perché era veramente molto bella quella. Comunque stiamo andando, credo andiamo alla spiaggia di ieri perché era veramente bella. Oggi stiamo vedendo, diciamo, un pochino di spiagge perché le vogliamo vedere un pochino. Però poi ci facciamo il bagno dove ci piace, insomma, perché l'acqua non è dappertutto stupenda. Ripeto, questa era comunque pulita, però allora che conosciamo quel posto che era molto molto meglio. Andiamo lì. Comunque ci sono, per i parcheggi ci sono sia parcheggi normali, quindi strisce bianche o blu, non verdi. Oppure ci sono questi parcheggi un po' così dove, che costa veramente poco. Ti danno il biglietto e costano poco. Ora stiamo andando a Playa Taurito, questo sto vedendo, e questo qui non l'ha neanche mai vista Marco, quindi andiamo a vedere di che si tratta. Siamo arrivati a Taurito, però abbiamo visto tipo questo mini parco. Io vorrei andare, ma non capiamo come si entra perché tutti i cancelli sono chiusi. Non mi intendo. Intanto stiamo andando verso la playa, vediamo. Ecco la playa. Noi stiamo facendo tutto il giro perché vogliamo entrare qui dentro. Ma non capiamo come si entri. Una mo ci ha detto dovete andare là, ma là dove? Era pure inglese. Oggi non prendiamo pace, quel posto abbiamo trovato l'entrata ma costa troppo, 16 euro più tipo 10 euro per il guardaroba per lasciare le cose, quindi niente. E la playa non ci fa impazzire, quindi adesso andiamo ancora di ieri. Vediamo se ci riusciamo oggi a farci un cavo di bagno. Eccoci qui, qui comunque per il momento decisamente è la più pulita. So che avevamo detto che non ci saremmo tornati, però abbiamo preso cose molto semplici, quindi penso che non ci possiamo sbagliare, no? Che dite? Abbiamo sbagliato una tosta proprio. Un ombrello, madonna. Un granchietto.
Uno, lì, guardane due. No, ma quello è enorme, oh. Dov'è? Aspetta. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo. Ah, lo stavo già inquadrando, non so se si vede. Che dice un altro. Ma quanti sono brutti, vedi se non so. Non so arancioni di solito. Questo si vede meglio. Piccolo, tra l'altro sono due. Ragazzuoli, ho preso un ghiacciolo perché mi rifresco un po' che fa caldo. E adesso dove andiamo? Parlare dell'inglese. Maspalomas. Maspalomas. E Meloneras. E Meloneras. Prendiamo prima a Meloneras perché facciamo in ordine. E poi alle dune, di nuovo. Quindi, insomma. Ma le chiavi sono nello zaino. E come penso che io andiamo, non mi interessa. Andiamo a vedere tutte quelle isole, quelle spiagge lì. Non credo faremo il bagno, perché l'acqua è fredda. Però e non so se è pulita. Perché va bene. Questa qua comunque rimane la spiaggia migliore di sempre. Di sempre, addirittura, di sempre. Insieme a quella di Minorca, sono bellissime. Finalmente guida un po' lui, non lo so io. Guidavo sempre io, non ce la faccio più. Ma non mi pare proprio. Come vuoi dire. Andiamo, andiamo. Questa è Playa Meloneras. Abbastanza piccolina, però da vedere. Allora, siamo arrivati a Playa Palo. Siamo arrivati a Maspalomas. Siamo arrivati a Maspalomas, alla playa. Qua è letteralmente un'oasi. Dopo quando usciamo vi facciamo vedere tutto là, che ci sono le case, insomma. Molto bello. Ecco le dune. Ma qui siamo in pieno oceano, ragazzi. Senti il vento già che c'è. Bella però. Queste sono tutte le palme. Oh, questo c'è come della macchina. Tu sono tutte all'interno di queste residence, tutto un residence. Ma non è un residence, ma Maspalomas, no? No, però qui di questo punto qui sono tutti residence e poi ci sono tutti questi boschetti. Molto belle. Bello, bello, bello. Sto a vedere gli alberi. Siamo a Playa dell'Inglese e questa è la situazione. Mi sto letteralmente congelando, c'è un vento pazzesco. Infatti non so se riuscite a sentire. Però siamo venuti qua sia per vedere la spiaggia sia perché vogliamo vedere tanto sulle dune, se ci riusciamo. Stiamo facendo una corsa per arrivare alle dune alte e vedere il tramonto, perché siamo allora al tramonto, fatto a poco scompare. Mamma mia. Dai, dai, siamo quasi arrivati. Uff. Si è arrotolato per questa duna che, fidatevi, è alta, questa è la distanza ed è alta, non è così piccola. Ma non so come risalirà, però va bene, lo aspettiamo qui. Siamo sulla terra ferma, ragazzi, ce la faccio anch'io. Bella, bella, bella comunque. Più bella che c'è qui, secondo me. Via, ragazzuoli, allora siamo in macchina, abbiamo fatto tutte queste cose, abbiamo fatto una bella passeggiata dalla fine delle dune perché siamo usciti in un'altra uscita e ci siamo fatti tutta la cammina fino alla macchina. E niente, adesso andiamo verso la Sarenas, che appunto è questo centro commerciale che vi dicevo oggi, forse, non lo so, però vediamo un attimo, perché nel frattempo Marco cerca qualche posto da mangiare, vediamo se riusciamo a mangiare prima. Madonna che capelli. E comunque fa freddo, quindi macchina adesso sto bello caldo caldo. E niente, quindi arriviamo e voi vedrete adesso dove siamo arrivati, perché io non so se andiamo prima, tra l'altro dobbiamo fare benzina, non so se andiamo nel centro commerciale o mangiamo prima, insomma, vediamo.
Ok raga, siamo rientrati, ce l'abbiamo fatta, sono stanco, adesso ci laviamo e se riusciamo, perché praticamente cosa è successo nel frattempo, perché voi eravamo rimasti che dovevamo andare al centro commerciale, però abbiamo chiamato un posto per andare a mangiare, scusate i capelli, me lo fa doccia, e ci hanno detto che non c'è posto, però abbiamo lasciato un numero e ci ha detto che entro tipo un'oretta e mezza, se si libera un posto ci chiamano, quindi intanto stiamo aspettando. Nel frattempo quindi siamo venuti a casa per lavarci, vestirci, e se quando abbiamo finito di prepararci ancora non ci hanno chiamato, è un orario decente perché il centro commerciale chiude alle 10 e sono tipo le 8, ci leviamo, ci vestiamo, andiamo al centro commerciale e poi andiamo a mangiare eventualmente a questo posto se ci chiamano, oppure a un altro, vediamo dove, se non direttamente al centro commerciale. Quindi vediamo un attimo, nel frattempo andiamo a lavare perché è tardi e poi usciamo. Allora ragazzoli, questo qua è l'outfit di stasera, pantaloni bianchi, scarpe normali e camicetta, e in più poi mi porto anche il, diciamo, una sorta di giveaway se fa un pochino più fresco. E niente, adesso c'è una chiamata persa da quel locale perché purtroppo qui dentro non prende, quindi ci dobbiamo sbrigare a uscire per richiamare, e quindi a sto punto credo che andremo direttamente a mangiare, vediamo un secondo, andiamo. Ok raga, apposta, abbiamo chiamato, per fortuna ancora non l'avevo occupato, c'è là però alle 10 e dentro, non alla terrazza perché c'era pure una terrazza, però va benissimo, e quindi abbiamo tempo di andare alla Sarena, seguendo al centro commerciale, e quindi andiamo là, 9 minuti siamo là, a seccapelli. Siamo arrivati, in realtà volevamo vedere questo, e poi dentro ci veniamo domani. Domani barra dopodomani, così ce lo vediamo con calma, perché mentre veniamo qua ci hanno richiamato dal ristorante e ci hanno detto che c'è, che si è già liberato il tavolo, quindi possiamo anche andare ora. Quindi andiamo a mangiare così ce lo togliamo e poi se torniamo qui a fare un giro tranquillo tranquillo. Molto bello, è la cosa più natalizia che ho visto in tutta l'isola letteralmente, che non ci sono molti addobbi di Natale qui, però belli. Bello bello bello, mi piace. Anche dentro abbiamo fatto un piccolo giro, è molto carino il centro commerciale. Bene ragazzuoli, parcheggiato, siamo arrivati, adesso si mangia la pappa, una bella paella. Marco ha detto che si mangia una buona paella, ma voglio vedere l'ultima paella che abbiamo mangiato. Eccola qui, buona. Oh, no. Allora abbiamo mangiato, bene, abbastanza bene, molto bene, mi è piaciuto un sacco. Dolci stupendi. Dolci belli, eh? Sì, e buoni. Buoni. E la paella era una paella? La paella era una paella. C'erano, confermo c'era che c'erano i peperoni, e non era come ieri, che sapeva soltanto e unicamente di peperoni. Era tutto ben amalgamato e sapeva tutto di tutto. Very good, consigliato, la lonja, abbiamo pagato 55 euro e tutto quello che avete visto, quindi buono, ci sta. Bene ragazzuoli, stiamo tornando in stanza, abbiamo fatto un giro lì più o meno al centro della Spalmas e ora siamo quasi arrivati a casa. Siamo andati con Marco, volevamo andare, che lui andava sempre in una discoteca quando era qui in Erasmus, e quindi ha detto andiamo, vediamo se c'è ancora, insomma vediamo com'è. Arriviamo lì, giriamo, non c'è più il palazzo, l'hanno buttato giù, ma stanno a fare così in tanti edifici, soprattutto discoteche, per far spazio a case. Una cosa un po' triste, però si vede che ce n'è bisogno, meglio per loro, meglio per... basta che danno lavoro a chi tola, a chi lo tolgono, per tipo quelle discoteche adesso che cosa fanno. Vabbè, questo giusto per farvi questo punto della situation. Bene ragazzoli, io mi sono lavato, ho messo pigiama, ho messo a letto, che dirvi, ci vediamo domani. E consigliatissimo il posto di oggi dove siamo andati a mangiare, quindi la lonja, mi raccomando, la Spalmas, dobbiamo mangiare molto buono, non è neanche troppo caro. Poi ci verrete in periodo natalizio, mi raccomando andate alla Sarinas, tanto noi comunque ci torneremo credo domani o dopodomani, vediamo. Dico in periodo natalizio perché quell'albero fuori è veramente bello, cioè come vi dicevo prima, per tutta Gran Canaria, dato che noi l'abbiamo girato abbastanza, abbiamo visto poche decorazioni di Natale, ci sono, ma non sono così tante come magari le abbiamo noi in Italia, probabilmente non abbiamo molte di più. Qui la cosa più natalosa, natalizia che ho visto è stato appunto questo albero, che è veramente immenso, gigante, e poi sì, c'è qualche decorazione lì qua e là, della città, qualche luce, ma abbastanza piccole, non sono come noi che abbelliamo tutto, mettiamo le striscioni di luci, insomma, facciamo cose più in grande comunque.
E questo come spiagge, ve l'ho detto, vi consiglio quella lì tutta bella cristallina, ma non mi viene il nome, comunque lo scriverò qui, e perché è veramente bella. È fredda, però è spettacolare, veramente cristallina. E nulla del resto, che dirvi? Le dune, regà, le dune, assolutamente, perché sono pazzesche. Andateci al tramonto perché sono ancora più belle. Andateci quando volete perché vi divertite anche appunto rotolandovi, ma al tramonto o all'alba sono qualcosa di spettacolare perché vi godete tutta la Golden Hour, cioè proprio belle, meritano, mi raccomando, controllate il meteo, in quanto lì c'è quasi sempre vento, però se c'è tanto vento non riuscite neanche a godervele perché vi riempite di sabbia negli occhi, vi va dappertutto. Mentre quando c'è meno vento ci sta, cioè nel senso che riempite comunque di sabbia, però potete stare tranquilli, vi potete anche sedere, ammirare, vi potete anche sedere, ammirare il tramonto, rotolarvi con calma, insomma, però belle. E niente, quindi ci vediamo domani, domani capiamo bene cosa fare, cosa andare a vedere, cosa ci manca, cosa mi manca in realtà, perché appunto Marco qui è già stato, però qualche cosa anche lui non l'aveva vista. E vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella, commentate e componerla, detto la campanella, commentate e lasciate like. Noi ci vediamo domani. Per me vi do la buonanotte, ma potrebbe essere un buongiorno, potrebbe essere buon pranzo, quello che volete. Comunque, per me buonanotte, quindi buonanotte e adios.